Ben ritrovati cari amici di Nel Cuore delle Parole, eccoci qua con un'altra puntata con gli autori del territorio. Abbiamo il piacere di avere con noi due storici, Sergio Costagli e Gerardo Unia. Buongiorno a tutti, Esattamente. che hanno pubblicato molti titoli in questi anni, negli ultimi 20 anni, sulla storia del Novecento, non solamente quella cuneese, in particolare naturalmente, ma anche diciamo, sulla storia nazionale, sulla storia patria. Sergio Costagli è uno specialista della storia cuneese della Seconda Guerra Mondiale e poi si parlerà delle sue passioni di storico, di appassionato, ricercatore, e Gerardo Unia in particolare della Prima Guerra Mondiale, di cui ricorre quest'anno il centenario della fine. Anche in questi giorni proprio si festeggia la fine di quella che una volta era la vittoria. Oggi si parla di finita la guerra, diciamo, oggi è finita una grande carneficina, possiamo dire. C'è stata così una, ma poi ne parleremo, una diversa visione storica di questa cosa. Partiamo un attimo con i libri pubblicati da Sergio Costagli, gli ultimi due, gli ultimi 4 anni, uno su i bombardamenti su Cuneo, bombe su Cuneo, e l'altro sulle vicende dell'ultimo anno di guerra a Cuneo, Cuneo 44-45, assassini, violenze e torture. Ecco, Sergio Costagli, ciao Sergio. Tu in tanti anni hai ricercato, raccolto, hai studiato, analizzato quello che è successo a Cuneo in particolare negli ultimi anni di guerra. Questi due in particolare sono il frutto dell'ultimo tuo lavoro. Libri importanti, sostanziosi, ecco, non sono libri di pronta beva, no? Sono libri sempre anche un certo peso, anche un peso editoriale. Velocemente. Parliamo di Cuneo 44-45, dell'ultimo anno di guerra in Cuneo. Cosa hai voluto raccontare in particolare in questo libro? Ma ho voluto raccontare descrivere i bombardamenti sulla città e non solo su Cuneo, ma No, questo su bombe su Cuneo. sì, bombe su Parlavo di Cuneo. Cuneo 44-45, l'altro libro di cui abbiamo Ah, parlato, quello su. questo sul delitto Esatto, Galimberti. esatto. Ma sul delitto Galimberti ho iniziato con i primi capitoli sull'organizzazione dell'ufficio politico investigativo. E con sede in Corso 4 Novembre 11 e sull'attività, nello specifico sull'attività criminale degli agenti dell'ufficio politico. Siamo la polizia E, fascista, la nostra Gestapo, la Gestapo italiana, possiamo definire così, no? indubbiamente, no? Era personale che proveniva sia dalla Questura sia dalle Brigate Nere, alcuni dalla GNR. Ed erano in contatto, no? Dipendevano sia dal federale di Noronha che dal prefetto, no? Poi avevano dei contatti ovviamente con i servizi della SD, della Gestapo Certo. e della Questura. Quindi in questi locali di Corso 4 Novembre e nella succursale di via 20 Settembre 1. Non distanti dalla sede da cui parliamo, cioè da Telegrande, che siamo in via Bruni 5, quindi A a poche pochissimi decine, metri. a pochi metri dalla Esatto. vostra sede, quindi nello scantinato in piani superiori ci sono questi locali di detenzione e di tortura. Certamente, certamente. Ecco, in particolare il sottotitolo è Il delitto Galimberti. Con questo libro si va a scoprire una verità che non cambia la storia del Sì. mondo, però che Galimberti non fu ucciso dove oggi c'è il CIP commemorativo verso la squadra, verso Centallo, ma fu in verità torturato e ucciso qui a Cuneo, e poi fu scaricato già cadavere laddove oggi è giusto che ci sia un luogo di memoria. Ma questa è la convinzione che, insomma, studiandomi tutti gli atti processuali dei processi ai fascisti nell'ottobre del 1945 e non ultimo la relazione dei RIS di Parma del 2009 sugli abiti del povero Galimberti, individuarono che i fori d'ingresso dei proiettili erano privi di fuoriuscite ematiche. No? Nella relazione dei RIS scrivono chiaramente che quando il Galimberti fu intercettato
dalle pallottole era già non morto. Usciva più. Ed è un documento molto importante perché dà ragione alla relazione del perito legale, il dottor Mario Del Curlo, che al pomeriggio tardi del 3 dicembre 1944, attenzione, ci fu un refuso, molti continuano a parlare e a scrivere il 4 dicembre, in realtà fu ucciso il 3 che era una domenica. No? C'è questa relazione del medico legale che chiaramente scrive che non c'erano tracce di sangue intorno al corpo, non c'erano bossoli e spiega che era stato ucciso altrove, quindi in doppia coppia sia il procuratore di Cuneo sia il procuratore Torino. Diciamo che è il nucleo principale di questo libro, mentre invece appunto parliamo ancora per poi passare ai libri scritti insieme da Gerardo Ugni e Sergio Costagli, Le ali spezzate. Parliamo ancora dell'altro titolo, Bombe su Cuneo, che è anche un altro poderoso volume in cui Sergio Costagli, e poi un'altra volta ne parleremo più diffusamente, racconta dei bombardamenti avvenuti sulla città tra il 43 e il 45. In realtà già, insomma, la dichiarazione di guerra è del 10 giugno del 40. Esatto. Adesso vado a memoria, ma il 17 febbraio del 40 ci fu il primo bombardamento della città ad opera di 4 bombardieri francesi che sganciarono alcune bombe, tra l'altro inesplose, nell'attuale Corso Giolitti davanti al liceo classico Silvio Beppellico, alcune caddero qui davanti al Sacro Cuore, due sfondarono il condominio di Corso Dante, ma non provocarono nessun danno, perché quindi... Mentre invece ci furono altri bombardamenti che provocarono molti morti, no? In uno ci furono più o meno 40 morti. Sì, nel febbraio del 45 ci furono i 21 morti dell'attuale piazza Boves, lì in via Peveragno, furono 21 morti. Un'altra tragedia con un numero elevato di morti, mi pare su una trentina di morti, nell'attuale Corso Kennedy, il Mater Amabilis, il ricovero dei poveri vecchi, che gli anziani furono portati nel locale rifugio antiaereo. Ecco, questo poi sarà poi un altro tema di cui parleremo in futuro. Il tempo fugge e qui abbiamo tante cose da raccontare, perché Sergio Costagli e Gerardo Ugni scrivono molto, raccontano molto, studiano molto, e qui vogliamo parlare di un altro lavoro che uscì tanti anni fa, nel 1999, presso l'editore Arciere, che ahimè non c'è più, e adesso è stato ripubblicato nel nero su bianco nel 2017, che è Ali spezzate, incidenti aerei sulle Alpi sudoccidentali. Scritto a quattro mani, con appunto Sergio Costagli, con Gerardo Ugni, che è uno specialista, abbiamo detto, della Prima Guerra Mondiale, ma in un'altra puntata parleremo della sua vasta produzione eccezionale sul primo conflitto mondiale, di cui appunto ricorre il centenario, e di cui lui in questi giorni ne ha parlato anche nella città di Cuneo. Ecco, questo libro cosa racconta? Parliamo con Gerardo, visto che Sergio fino adesso ha tenuto il pallino della conversazione. Grazie, tanto l'argomento è vasto, quindi ci sarà spazio per entrambi. Io vorrei dire come è partita l'idea di fare questo libro, nel lontano 99, cioè prima. Certo. Poi c'è stato il tempo di doverlo fare, con lunghe ricerche anche sul territorio ad alta quota. Al principio si pensava di partire col Comet di Re Saud, un incidente del 1963 che ha avuto una larghissima eco a Cuneo, in provincia di Cuneo, ma anche a livello nazionale. Era l'avioggetto personale del re d'Arabia. Su questo si erano fatte molte fantasie, il tesoro che c'era a bordo, il tesoro che era stato trovato ben prima che le squadre di soccorso lo trovassero ufficialmente il 1 maggio del 63. Poi in realtà pensammo di, forse con una buona dose di ottimismo, che però è andata a buon fine,
di fare un'indagine anche su tutti gli aerei o tutti quelli di cui avremmo avuto notizia nelle Alpi sud-occidentali, ma sostanzialmente diciamo la Valle Stura e la Valle Gesso. Ecco, incidenti accaduti nel dopoguerra? No, incidenti accaduti durante la guerra e nel dopoguerra. E sono uscite fuori delle cose straordinarie, a parte il Comet, uh-huh, analizzato in profondità con vari documenti, interviste di moltissimi testimoni che allora parteciparono alle ricerche, ma uscì poi anche durante il conflitto, un incidente durante il conflitto, la caduta di un B-17, un bombardiere americano versione G, che cadde il 24 luglio del 44 sulla Bisalta. Io ricordo che me ne parlava mia madre, dicendo che era caduto un aereo americano che veniva dalla Corsica sulla Bisalta, che era stato spogliato di tutto, eccetera, eccetera. In realtà abbiamo poi scoperto, tramite il numero di matricolo di una carcassa di una mitragliatrice e con l'aiuto degli archivi americani molto efficienti, che questo bombardiere non veniva dalla Corsica, veniva dal meridione d'Italia per bombardare la Fiat. Non fu abbattuto, ebbe un guasto a un motore, tentò di raggiungere la Corsica invertendo la rotta, ma vedendo che anche l'altro motore stava cedendo, l'aereo perdeva quota, ritornò verso Genova e poco dopo Genova l'equipaggio si lanciò col paracadute, caddero sopra Novi Ligure. Ci sono poi anche le testimonianze dei piloti sopravvissuti, la visita poi di parenti dei membri dell'equipaggio in tempi recenti, uh-huh, proprio grazie all'uscita del primo libro. E, come si diceva, la seconda edizione amplia di molto, soprattutto questo capitolo come quello, uh-huh, del Comet, e in più ci sono altri incidenti, in particolare quelli due di Cuneo, di un caccia bombardiere americano che si schiantò nelle vicinanze del Ponte Nuovo, del viadotto Soleri, il 2 agosto del 44, e di un altro caccia americano, un P-38 Lightning, abbattuto da aerei italiani, tra l'altro sopra Bombonina, cioè cadde a Bombonina vicino alla Cascina Grande. Quindi questo volume è notevolmente aumentato rispetto alla prima edizione. Ecco. Chiedo a Sergio, questi nuovi documenti li avete trovati come? Grazie al fatto che gli archivi nel tempo si sono aperti o semplicemente è stata una ricerca più fruttuosa? È stata una lunga e faticosa ricerca, perché la documentazione non arriva solo dagli archivi nostri italiani, dall'archivio storico dell'aeronautica a Roma, o anche a livello locale degli archivi della Procura di Cuneo, ma ci siamo spinti anche negli Stati Uniti, a base Maxwell in Alabama, documenti che arrivano anche dal War Museum di Londra, quindi certo, Londra. Fu una ricerca molto molto complessa. E poi questa fortuna, in base ai documenti statunitensi, siamo riusciti a rintracciare i figli di coloro che nel periodo bellico, della Bisalta e anche il bombardiere di Andonno, che fu abbattuto a novembre del 43, e poi anche il Comet del 63. Ecco, questo lo chiedo a Gerardo, visto che appunto fino adesso Sergio ha avuto più spazio. Ecco, i parenti, figli, nipoti di questi soldati abbattuti, sapevano di quello che era successo in Italia, o avevano una minima idea dove era accaduta la vicenda? Sapete che l'Italia è grande, invece scoprire che dove sono arrivati gli aerei, perché un attimo loro cadono a Novi Ligure e si schianta a Boves, che per noi è tantissimo, per loro è niente come distanza, no? E quindi, come è stato loro? Ma ecco, va detto che ai tempi della prima edizione di Ali Spezzate, Internet era nella sua infanzia. Agli albori. Nessuno praticamente l'aveva in casa, noi ci servivamo da un negozio di servizi informatici, mi sembra in via Carlo Boggio. Sì, primo negozio. Primo negozio. Che ci fece un servizio gratuito, perché poi abbiamo scoperto che, dato che nulla è gratis, un economista diceva che nessun pasto è gratis, questa questione di mettere su internet
le vicende o le notizie di incidenti aerei durante la guerra in America era molto appetita negli Stati Uniti. Per cui, questo per dire che i figli, i parenti, ad esempio il figlio del navigatore di bordo del B-17 della Bisalta, Norbert Blankenheim, con cui poi abbiamo iniziato una certa corrispondenza, siamo diventati amici epistolari, e tra l'altro prima che uscisse ufficialmente il libro, lui è morto, ma ha avuto il tempo di leggersi la bozza del capitolo del B-17, il figlio diceva che divenuto ormai cieco e prossimo alla morte si era messo a piangere ringraziandoci di avergli regalato un ricordo della sua giovinezza, così così. E lì era suo padre? Sì, padre. Ecco, quindi loro non sapevano dove era caduto l'aereo, per fare un esempio, perché loro si erano lanciati su Novi Ligure, certo. E l'aereo è venuto sulla Bisalta, certo. Ma loro non lo sapevano. Per cui però l'hanno saputo dal sito internet in cui noi avevamo messo la notizia, quindi questo è un caso. In altri casi, come il Comet, sapevano dove era avvenuto l'incidente perché i giornali del tempo ne avevano diffusamente parlato. Quindi diciamo che un po' ci sono tutte e due le cose: in alcuni casi non sapevano dove l'aereo fosse esattamente caduto, in altri casi si sapeva, ma certamente noi avevamo già dato notizia di dove questi aerei erano stati trovati relitti. Certo. Ecco, prima di chiudere poi con Gerardo, faccio una domanda a Sergio, che è quella che tutti forse si sono chiesti dopo il famoso incidente dell'aereo, appunto, del Re d'Arabia. Il tesoro. Il tesoro fu davvero trovato? C'era, non c'era? In preso in cui ci sono due tesori famosi. Uno è quello e l'altro è quello della Quarta Armata ad Alba, no? Ma parliamo di quello del Re d'Arabia, c'era davvero o non c'era? Intanto la stampa, i primi giorni subito dopo l'incidente, già a marzo, i primi di aprile, il primo titolo sulla stampa parlava di 56 milioni di allora del 63 di preziosi. Però c'è da sfatare anche questa continua leggenda che si sente ancora adesso in Valle Gesso di questo tesoro. E non ci fu un tesoro vero e proprio, tenete presente che c'era un numero cospicuo di bagagli, del personale di bordo e del seguito. E quindi è chiaro che qualcosa ci fu, però... Assolutamente. Nessuno andrà mai a dirlo, l'ho trovato io. No, ma no, come assolutamente. Di Londra, che non si è mai saputo. Assolutamente stato, ci fu un'esagerazione da parte dei giornali. Dei media, come si dice oggi. Dei media. Continuarono ancora per diversi mesi sopra questo vendere, tesoro. Un tesoro fa sempre vendere. Quindi, chissà se uno la sugra trova ancora. Nel luogo delle battaglie anche del 500 troviamo ancora le pallotte, se andiamo vicino a Cerreggiola Carmagnola si trovano ancora le pallotte della battaglia del 44. Siamo ritornati ultimamente, ma in alta quota, quindi c'è dopo 55 certo. anni c'è questo lavorio continuo delle morene, quindi che ha triturato tutto, certo. le valanghe, quindi sì. Ormai c'è poco. Però andare là con il randomante, il famoso metal detector, magari qualcosa si trova sempre. Chiudiamo con Gerardo e Una, il tempo stringe, purtroppo abbiamo tante cose da raccontare, ma ancora ci troveremo con loro perché sono davvero dei personaggi, dei studiosi che è bello ascoltarli per ore e ore. La domanda a Gerardo è sul suo studio della Prima Guerra Mondiale. A 100 anni di distanza della fine della guerra, in un minuto e mezzo cosa puoi dire della Prima Guerra Mondiale dopo tanti anni di studio? Ma io mi sento di dire quello che aveva scritto Pierluigi Lodi, allora direttore del Museo della Grande Guerra di Gorizia, caro amico che mi aveva scritto la prefazione di questo libro Figli di questa terra, che contiene l'elenco dei caduti della provincia di Cuneo, nati in provincia di Cuneo. È una statistica, ritengo molto interessante, mi dicono l'unica ancora a livello provinciale, a livello italiano, che nella prefazione scrisse che non bisogna essere sempre attenti e riavviare la memoria quando ci sono delle ricorrenze come i 100 anni, anche se allora ai 100 anni mancava un po' di tempo. Ma che bisogna mantenere costante la memoria su quello che è successo, perché non facendolo sarebbe come ammazzare
una seconda questi volta. Straziati morti, parole testuali, un'ultima e definitiva volta. E quindi credo che sia importante. Cuneo ha avuto, la provincia di Cuneo, 12.256 morti, nati, lo risottolino, in provincia di Cuneo, e 358 Cuneo, con delle percentuali molto alte. E questa statistica ha messo in luce dei fatti molto interessanti. Io ne cito due. Nel 1918 il 75% dei caduti, dei morti, non avvenne in combattimento ma per malattia, anche per avvento della terribile influenza spagnola. Certo. Che scoppiò in quell'anno. E poi la prigionia, chiaramente la prigionia. Gran parte in prigionia e che, contrariamente a quanto comunemente si pensa, i più giovani caduti non furono i ragazzi del 99, coloro che si diceva avevano dovuto imparare a morire prima ancora di imparare a vivere. Il caduto più giovane della provincia di Cuneo è un certo Pietro Taricco di Busca, che morì non avendo ancora compiuto 17 anni. C'è un sedicenne e due diciassettenni. Tra i 18 e i 39 anni come classi di età hanno coperto il 98% delle perdite dei caduti cuneesi nella prima guerra mondiale. Quindi è stata una ricerca, a mio avviso, che ritengo interessante, e con degli esiti anche non conosciuti, non documentati. Ecco, sicuramente parleremo ancora sia con Gerardo che con Sergio di queste loro ricerche, di questi loro studi, di questi loro libri, ma il tempo oggi è terminato e quindi ringraziamo Gerardo Unia e Sergio Costalli, grazie a voi. Grazie. So che il tempo è stato molto breve perché ci sarebbe molto da raccontare, ma è stato un prologo, ecco, un prologo a quello che ancora altre volte, così li faremo venire e chiacchiereremo con loro di queste storie che purtroppo bisogna conoscere, sono storie tragiche, spesso eroiche, spesso drammatiche, ma bisogna raccontarle, bisogna conoscerle. Grazie a tutti, grazie a voi, alla prossima puntata del Cuore delle Parole. Grazie.